Radio Mia Economia, una rubrica di Nando Silvestri. Radio Mia Economia, benvenuti ad un nuovo appuntamento con l'economia, con la macroeconomia degli eventi che si stanno susseguendo nel panorama economico internazionale, sia d'Europa che nel mondo, tenendo conto ovviamente di questa bellissima sigla che ho scelto proprio perché c'è un suono, no? Che è quello del violino, e dice: ma che c'entra il violino? Il violino c'entra perché mi ricorda in qualche modo le sviolinate che i giornali spesso fanno, enfatizzando alcuni fenomeni socioculturali, ma soprattutto politici, e dicendo spesso delle panzane, cioè delle sciocchezze galattiche, siderali. E non ultima quella dei giornali vicini alla destra, questa specie di destra del nostro paese, non alla destra, quindi io chiedo scusa a tutti coloro che sono di destra, e quindi voglio sottolineare questa destra, perché non è la vera destra, e che vanno ad esaltare l'operato della nostra premier, del suo entourage, che dovrebbe o vorrebbe mettere in riga l'Europa. Insomma, questi sono diciamo dei messaggi veramente di ridottissima dimensione, di un nulla siderale, farciti di niente, di silenzi veramente roboanti, perché significano sicuramente meno di niente. Insomma, e la nostra premier a breve sarà costretta comunque a recarsi in Europa e a chiedere delle dilazioni, a chiedere di negoziare una situazione difficile, che è quella italiana, che è rappresentata da questo debito pubblico italiano che nel rapporto debito PIL supera il 142%. Quindi io non credo proprio che i proclami della signora Meloni possano avere un qualche significato, soprattutto se sono enfatizzati e amplificati dai giornali. I giornali spesso si vendono proprio per pubblicizzare dei fenomeni che invece hanno tutt'altra fisionomia. E sicuramente in linea con quelli che sono i titoloni spesso dedicati al nostro governo, all'operato in termini economia del nostro governo, ci sono adesso quelli relativi alle elezioni in Francia. Lo vogliamo ricordare, le elezioni in Francia hanno dato questo risultato sicuramente inatteso, almeno per quello che è il dettame dei giornali, perché i giornali pensano di legiferare, pensano di conoscere appieno la geopolitica, pensano di poter inculcare delle convinzioni economiche
e al di fuori di quelle che sono invece anche le realtà più marchiane, più evidenti, e tra queste diciamo c'è anche l'interpretazione delle elezioni fra i francesi, le elezioni del secondo turno in Francia. E in queste elezioni praticamente si esalta quello che è il risultato del Fronte Popolare, attenzione, un fronte di accozzaglie di partiti di sinistra estrema e di centrosinistra che sono sempre stati per i fatti loro e che invece hanno trovato un punto di congiunzione in ragione proprio dell'appuntamento elettorale. E tra questi partiti, nei proclami di questi partiti di sinistra o estrema sinistra, c'è anche qualcosa che ha molto solleticato l'attenzione, ecco, proprio dei giornali francesi, ma anche quelli italiani, secondo i quali ci sarebbe nel programma politico di questo centro-sinistra francese anche l'obiettivo di dare gratuitamente o comunque di abbassare il prezzo in maniera notevole dei generi alimentari. Insomma, queste ovviamente sono trovate promozionali, molto pubblicitarie, che lasciano il tempo che trovano e che possono soltanto danneggiare l'informazione, perché questo obiettivo si può raggiungere soltanto a scapito della popolazione. Perché? Perché se c'è qualcuno che paga al posto della popolazione i generi alimentari, questo qualcuno si indebita e si chiama Stato. E lo Stato, quando si indebita, sostanzialmente deve pagare gli interessi sul debito, e gli interessi sul debito vengono comunque spalmati sui tributi che in effetti devono pagare i cittadini e i contribuenti in tante moltitudini di modi e in tante fantasiose soluzioni. Quindi, insomma, questo è il primo scenario. Il secondo scenario è quello che in qualche modo, se si abbassano in maniera esacerbata i livelli dei prezzi dei beni di prima necessità, sicuramente la conseguenza o comunque l'effetto principale potrebbe essere quello di una irreperibilità di questi beni alimentari. Quindi, in linea con questi proclami, con queste trovate pubblicitarie di questi partiti di estrema sinistra, che io non reputo credibili, sicuramente nella Francia, nello scenario elettorale francese, ci sono tanti altri provvedimenti come questo che in linea poi con quelli che sono i proclami del nostro governo di destra, sostanzialmente non trovano copertura finanziaria. Quindi io la vedo dura, insomma, la vedo veramente dura, e chissà che l'instabilità del governo francese non possa dar luogo a degli effetti e dei riverberi poco piacevoli in tutta Europa. E attenzione, anche perché, come dirò fra poco, stiamo attraversando una crisi finanziaria e una crisi diciamo anche monetaria, perché c'è un'inflazione diciamo in qualche modo galoppante e che coinvolge molti settori dell'economia, soprattutto i beni di prima necessità. E io sono molto scettico, insomma, sul governo francese, anche perché nessuno dice che adesso non ci sono maggioranze assolute e quindi sarà necessario uno schema di alleanze che mi ricorda un po' quelle del signor Di Maio, no? Dei 5 Stelle in Italia, che si fece pubblicità dicendo che non avrebbe mai stretto legami col Partito Democratico e poi ha stretto comunque legami con tutte le tipologie di partiti, proprio per dare all'Italia un governo. Quindi io credo che il governo francese sarà un surrogato un po' di quello che è stato quello italiano ai tempi del Movimento 5 Stelle, e sarà costretto a scendere dei forti compromessi, anche perché non ci sono delle maggioranze assolute. Se ne sta al terzo posto Marine Le Pen, e con i suoi, come dire, comunque apprezzabili successi, ma che comunque crea in tutto questo scenario non poco fastidio. Quindi staremo a vedere, insomma, quello che sarà l'esito di queste
alleanze improbabili, insomma, e fantasiose che in effetti verranno fuori per dare alla Francia un governo. E ricordiamo che la Francia rappresenta un po' la cartina al tornasole anche dell'equilibrio europeo, per una serie di motivi di varia natura, insomma, oltre che di natura economica, anche di natura politica. Lo ricordiamo, insomma, come Macron, insomma, era quello signore che voleva subito scendere in guerra contro la Russia, insomma, quindi vi lascio immaginare un pochino quali possono essere, sarebbero potuti essere gli scenari del panorama geopolitico stilato proprio da Macron, che adesso fortunatamente ha perso molti, ma molti, molti punti, e non so, insomma, come la metterà proprio con l'estrema sinistra, perché nella campagna elettorale ha demonizzato sia l'estrema sinistra che l'estrema destra. È un giochino che in effetti fanno tutti quanti, insomma, perché conviene fare in questo modo, perché al centro si ritrova tutto il meglio, tra virgolette, della politica, e quindi conviene scegliere il meglio. Ma spesso, come diceva Totò nel film, questa volta non me la sono preparata, ecco la gag di Totò, ma lo farò nella prossima puntata, quando c'era da dare una sedia al marchesino, erano sedie tutte sfondate. Vedete quanto è importante questo esempio che Totò comunque continua a dare nell'immaginario delle persone intelligenti e soprattutto degli esseri pensanti. Ebbene, non essendoci delle sedie capaci di ospitare il marchesino, perché erano tutte sfondate, Totò disse: la migliore sedia non c'è. E io sono proprio di questo parere, perché la migliore sedia veramente non c'è. Siamo in un contesto di debito crescente, sicuramente oltre l'Europa c'è il Giappone, 263% di rapporto debito pubblico PIL, 142% in Italia. Vedremo a breve la Meloni negoziare, insomma, la Meloni prima digrigna i denti, poi cerca ovviamente di ottenere delle concessioni dall'Europa, magari negoziando su finanziamenti, insomma, elemosinando denaro, comunque sussidi, sostegno, comunque elemosinando delle dilazioni di pagamento, insomma, è tutta un'allegra brigata, insomma, una carnevalata che io vedo molto accentuata, sia per quello che riguarda l'Europa, sia per quello che riguarda l'operato dei paesi che in qualche modo trattano con l'Europa. Alla fine si risolve tutto in una mega trattativa, perché l'economia, diciamo, è figlia un po' purtroppo della politica, e di una politica non proprio, non sempre capace di essere all'altezza del compito, e quindi diventa anch'essa frutto di una trattativa. Non so a quanto serviranno le trattative, perché come dicevo poc'anzi c'è una inflazione comunque molto forte, c'è il rischio che questa spesa pubblica che gli stati stanno effettuando praticamente alimenti l'inflazione, perché quando la spesa pubblica viene gonfiata c'è un aumento del reddito, e quando c'è un aumento del reddito c'è un aumento della domanda, ma se c'è un aumento della domanda e si raggiunge comunque il pieno occupazione o comunque il pieno impiego delle risorse produttive, non si può avere altro che un incremento ulteriore di inflazione. In più i mercati sembrano comunque aver raggiunto i massimi storici per alcune azioni, soprattutto quella della Microsoft, che è partita da 8 euro è arrivata a 150 euro, 125 circa, e non solo Microsoft ma anche altre componenti per l'intelligenza artificiale, un'altra società che si chiama Nvidia, e tutti i mercati sono un po' gonfiati, anche i mercati immobiliari, e sembra che qualcosa all'orizzonte di tensivo dei mercati si profili purtroppo ineluttabilmente, insomma, e proprio con le problematiche politiche di questa instabilità che si profila nel governo francese, insomma, e non solo nel governo francese, insomma, queste problematiche di mercato potrebbero essere diciamo manifeste, potrebbero sicuramente manifestarsi e dare il loro effetto. Bene, io con queste come dire constatazioni voglio rimandarvi alla prossima puntata, sperando che ci sia qualcuno che ovviamente rifletta su queste constatazioni, su queste osservazioni. A tutti una buona serata.